Ed eccolo qua, un volto noto di Area 52, coach Marco Crespi, a cui diamo il bentornato. Ciao a tutti. Ciao coach. Eccolo qua, Marco Crespi, che è un addict di Area 52, oltre che il fatto che ci segue sempre, perché mi fa, ogni tanto mi chiede delle cose che implicano il fatto che ci abbia sentito. Magari guarda solo le pillole, però considerando che guarda tutto, è molto probabile che non possiamo fare qualcosa che a lui sfugga. Quindi stasera l'abbiamo chiamato direttamente e lo facciamo parlare un po' di Eurolega, ma un po' di pallacanestro. Marza ha un paio di domande che credo Marco apprezzerà particolarmente, perché gli ho dato una spucciata. Te volevo girare, ma poi ho detto no, gliela voglio far fare a sorpresa, esatto. Intanto vi dovevo ricordare una cosa, mi è venuta in mente, ma la ricordo dopo. Quella che volevo ricordare invece era che coach Marco Crespi, che tra l'altro è direttore della Dolomiti Energia Basketball Academy, è arrivato soltanto alle 18.37, perché mi piaceva ricordarlo, Marco, il tuo lavoro che fai in un progetto che si chiama One Team, che fa capo anche a Eurolega e che da quest'anno prevede che la pallacanestro entri addirittura nelle case circondariali, le carceri di fatto, e voi, il vostro team immagino, andate nel carcere di Spini di Cardolo, che è lì a Trento, da cui hai appena finito l'allenamento. Esatto, comunque adesso ho imparato che si dice Gardolo e non Gardolo. Perdonatemi. Che poi è a Trento Nord, sì, mi hanno chiesto di fare una serie di 10 allenamenti con la, tra virgolette, squadra del carcere, ed è un'esperienza, al di là della frase retorica, veramente forte. Un'esperienza forte, ma mi avevano raccontato che quando in questa palestra bruttissima, dove c'è solo un canestro sull'immaginario lato lungo, ok, quindi sbagliata, ok, e quando si chiude la porta per un attimo c'è qualche cosa, e devo dire che è stato più il pensiero, perché poi tutti i giocatori, mi piace chiamarli così, tutti i giocatori salutano per nome, così pigliano il pallone, e poi l'attenzione, cioè io cerco di fare anche, non so, un po' di dettagli di fondamentali, e l'attenzione che hanno, la gioia che hanno, è veramente qualcosa, ripeto, non di retorico, di frase fatta perché si è in un carcere, ma è qualcosa che proprio ti entra dentro. No, infatti questa cosa mi ha molto colpito. Tra l'altro avevo già avuto modo di conoscere Roberto Dalla Libera, che è un ex giocatore che giocò a Napoli, un giocatore fortissimo ovviamente di livello, con cui fece un'esperienza a livello over, e che mi raccontava che lui lavorava nel carcere di Napoli, e mi aveva raccontato, più che del suo lavoro, mi aveva raccontato proprio delle stesse cose che vi ha appena detto Marco Crespi, cioè dell'impatto umano, che è un'esperienza che lui da lì iniziò a fare e continua a fare tutt'oggi, e sono cose che sono veramente priceless e che secondo me sono sempre poco, tra virgolette, conosciute. Quindi era semplicemente un modo per dare notizia di una cosa molto molto più importante delle frivolezze di cui parliamo di solito, vero Marza? Anche se la prima domanda è top. Quindi. Sì, ma sono frivolezze, no? Assolutamente. Peraltro, tanto conoscendo Marco, so bene che un'esperienza del genere non poteva che farla una persona come lui. Ma detto questo, Marco, sei dei primi 14 quintetti più usati in Eurolega, sei dei primi 14, hanno net rating più utilizzati per minutaggio, hanno net rating negativo, e 5 di questi 6 appartengono a squadre che hanno un record almeno del 50%, quindi non squadre perdenti. La prima cosa che mi viene in mente è, la domanda è fammi capire, ma soprattutto andiamo al vecchio adagio americano, ci sono bugie, grandi bugie, poi ci sono statistiche? No, allora direi alla tua domanda finale dico no, però ci arriviamo a questo no. Allora, primo, i quintetti che hanno il minutaggio più alto probabilmente sono i quintetti che iniziano la partita, quelli che i quintetti base. E ovviamente quando un allenatore, un coach staff sceglie un quintetto per iniziare le partite, significa che crede che quella sia la combinazione migliore,
crede che quella sia la dovuta combinazione per lo status, il valore salariale di ogni giocatore. Può essere per infiniti motivi, dal doverlo fare al volerlo fare per combinazione tattica. E quindi credo che il quintetto iniziale, ovviamente, adesso si sono già giocato un numero significativo di partite, quindi la statistica non è solo un numero così per chiacchierarne o per colpire o per farne un titolo, ok? La statistica è già su un numero considerevole di partite, però se io ho deciso che quello è il quintetto con cui inizio le partite, quello è il quintetto tra virgolette base, anche se poi soprattutto in squadre di Eurolega che hanno così profondità è una frase abbastanza omologata ma non reale, io non cambio, cioè non mi basta vedere che la partita che c'è questo net rating negativo allora devo cambiare, perché non voglio cambiare, non posso cambiare, credo ancora che quello è il mio quintetto. Maglia. Io prima di fare le mie domande volevo ricordare, anche per collegarmi col discorso di basket e carcere, una serie che era uscita qualche anno fa su Netflix, Q-Ball, che parlava appunto di questo tema. Se non l'avete vista ve la consiglio perché è molto molto bella. Comunque, tornando all'Eurolega, abbiamo toccato già il tema in precedenza, ovvero l'arrivo appunto di Team Luau Cavarro per rinforzare appunto Milano. Tu che ne pensi, coach, di questo inserimento che ha fatto Milano? Ma allora, se prima parte della risposta è un giocatore di livello, sicuramente è un giocatore di livello, è un giocatore che dividendo tra quelli con la palla in mano e quelli che aspettano la palla, più un giocatore di quelli che aspetta la palla. Sicuramente è un giocatore che ha fisicità, è anche uno che ha giocato con un ruolo di non responsabilità negli anni di NBA, alternando momenti dove dici questo è pronto per fare il passo successivo, poi si arriva a giocare a Milano, vuol dire che l'hanno valutato non pronto per fare il passo successivo in NBA. Io credo che è un'aggiunta di qualità in una situazione di emergenza, non è un giocatore che crea, non è un playmaker, ma non point guard, non è un playmaker, e quindi credo la stagione di Milano dipenderà da quanto i playmaker, cioè i giocatori che possono dare vantaggi quando hanno la palla in mano, quella sarà la cartina di tornasole più importante. Quindi, tornando alla tua domanda, Luau Cavarro è bravo, è buono, sarà un impatto di Milano? E si risponde, dipende se Pangos continua a non battere nessuno, ma la fatica anche lui. Maggiorone del Prato, avete visto Maggiorone nel Prato, che è un nostro afficionato, aveva scritto un attimo in contemporanea con Coach Crespi che il problema del playmaking, in effetti alla fine siamo arrivati lì, quindi bentornato a lui dopo un sacco di tempo. In realtà siamo in onda da un anno e tre mesi, però in effetti dopo tanto tempo bentornato a te. Marza, questa è più facile, mi piace di più della prima. Ci rivoluziono così la scaletta, però toccava a Paglia e fa niente. Vado io. Sì, hai ragione. Però ci stava meglio. Passo da un singolo all'altro. Questo decisamente più impattante fino ad ora, ovvero Vezenkov, che sta facendo un eccezionale inizio di stagione, ma anche comunque facendo seguito alla scorsa stagione e all'Eurobasket che comunque ha disputato. È ovvio che lo sguardo ora su di lui della NBA ci sia e che anche lui penso inizi a guardarlo. Come lo vedi tu in quella prospettiva lì, anche a livello proprio tecnico-tattico? Perché lui ha anche un ruolo abbastanza ibrido, se vogliamo. Ibrido mi piace come definizione, potrebbe essere anche, potrei usare, prendertela, rubartela come eufemismo per dire Vezenkov in NBA... Lo vedo brillante, lo vedo con un ruolo importante? No, perché è un giocatore ibrido, è un giocatore
e ha qualità atletiche rapportate a quello che è l'esigenza di un campo NBA, forse sotto la sufficienza, ok? Perché ha potenza, ma non ha grandi capacità di atletiche, intendo come rapidità nel gioco senza palla, velocità nel salto. Ha bisogno, e Vezenkov è un giocatore che si esalta all'Olympiakos, perché l'Olympiakos ha un sistema in cui tutti credono e tutti si sentono appartenenti perché ne ricevono un vantaggio. Vezenkov non credo che sia così bravo, perché una squadra, una franchigia NBA adatti situazioni di gioco per esaltare le sue skills. Quindi tutti possono giocare in NBA, ma Vezenkov, giocatore importante per volume di possessi e minuti in NBA, molto punto interrogativo. Marco, molto semplice e diretto. Dopo 8 giornate di Eurolega, c'è qualcosa o qualcuno, quindi una squadra, un'individualità, che prima che rubarti l'occhio ti ha rubato il cuore? Devo dire che il cuore, no, non me l'ha rubato nessuno, perché per rubare il cuore ci deve essere veramente qualcosa che ti produce una squadra che va oltre i suoi limiti, una squadra che gioca con una intensità emotiva, fisica. E fino adesso non ho visto nessuna squadra. Voglio dire, è affascinante, per esempio, con alti e bassi continui, quello che fa forse più vicino, senza rubare il cuore, quindi scendo di categoria, da rubare il cuore è affascinante, ok? È così, eh? Alba Berlino. Perché Alba Berlino è più come visione di promozione dei giocatori, perché poi a livello di proposta tecnica, adesso voglio fare un po' lo snobbettino, ok? Non vedo una visione di quelle che, mamma mia, hanno delle idee che cambiano. Però come un ambiente dove ormai credono e trasmettono il fatto di poter promuovere i giocatori, o meglio, tolgono qualsiasi tipo di pressione all'errore per certi giocatori giovani, per certi giocatori neanche così forti, ok? Ecco, l'Alba Berlino, affascinante per questo motivo, strappare il cuore per il momento. Il cuore rimane qua. Ok. Paglia, cerca di strappare il cuore a Marco. Ecco. Allora, ha fatto discutere la settimana scorsa la notizia, diciamo, di questi allenamenti fiume da 5-6 ore di Dusko, che ha scatenato poi il dibattito anche tra i giocatori. Nick Stauskas, che a sua volta ha dichiarato che per colpa sua non ha più voluto mettere piede in Europa. In realtà, credi che ci sia davvero una maggiore facilità per un giocatore europeo ad accettare questo tipo di allenatori così esigenti anche a livello quantitativo, direi, e che quindi ci sia una matrice culturale dietro, oppure che semplicemente dipende da persona a persona, da giocatore a giocatore, insomma? Dipende da giocatore a giocatore, dipende dal tipo di proposta, e cioè, al di là del fatto che 5-6 ore di allenamento poi vanno spiegate, perché per fare un titolo sono 5-6 ore, però certo, ogni squadra che fa doppio allenamento lavora 2 ore al mattino, 2 ore al pomeriggio, se poi metti lo stretch in finale, i massaggi, via dicendo, arrivi a quel numero. Dusko Ivanovic sicuramente è un allenatore che crea quasi una, forse proprio Stauskas ha parlato di clima militare, non so, roba del genere, di regole militari. Presidente della Stella Rossa l'ha detto. Ha detto che avevano bisogno di una disciplina militare. Ciovic. Beh, insomma, anche frase infelice. Ma al di là di quello, io credo che conta quanto convinci un giocatore che quel lavoro, quell'abbinamento di quantità e qualità del lavoro serva a lui. Okay? Io penso che dire adesso si fa così perché io se lavoro duro così, io lavoro così, nel 2023, quando i giocatori comunque sono molto imprenditori di se stessi, credo che sia un po' anacronistico, obsoleto. Cioè, ho amato Dusko Ivanovic quando
sono arrivato a allenare il Vittoria, per me era il Tau Vittoria, non il Baskonia, e il mito di Dusko Ivanović. Però oggi la proposta deve essere adattata individualmente, non credo che noi lavoriamo così. Io ricordo la mia esperienza di Siena con una i giocatori venivano lì sapendo che forse non avrebbero già preso lo stipendio, però c'era l'esposizione legale, c'è una qualità di lavoro e anche una quantità di lavoro, però ognuno sentiva che faceva qualcosa per poi avere il prossimo salario, un salario alzato, un salario più alto. Credo che se hai a che fare con professionisti si deve anche parlare di queste cose, ecco, perché sennò altrimenti non funziona. Marco, sì, aggiungerei una cosa, avendo avuto qualche giorno di esperienza con te in passato, anche se solo a livello giovanile, credo si debba parlare in questo caso anche di qualità e di intensità del lavoro. Cioè credo che, come dicevi tu, le 5-6 ore vanno bene per fare un titolo, però la realtà è che ci sono... Cioè, io ho visto, non so, mi viene in mente, ho visto a Milano una volta 45 minuti di allenamento di Obradovic la sera prima della partita, in cui... L'intensità era relativa perché la sera prima della partita, 24 ore, però un'intensità di concetti tecnici e di attenzione ad alcuni dettagli che secondo me fanno molto più la differenza rispetto a 5-6 ore che puoi passare in palestra, non lo so, a vedere sessioni video, quindi credo ci sia anche quello, no? Io penso che sono completamente d'accordo con te e come hai detto tu, l'intensità non è solo l'intensità fisica, cioè io ho fatto il massimo, sono stanchissimo, sì, però non ho avuto mai senso di responsabilità e senso di attenzione, vuol dire che non hai fatto un lavoro intenso, hai corso avanti e indietro, ma non credo che sia lo scopo della palla. Esatto. Senti, la mia terza domanda invece, ritorniamo un attimo al discorso statistico, guardando domani Milano trova l'Efes, è una squadra, guardando un attimo nei numeri, vari net rating individuali eccetera eccetera, ho scoperto che addirittura l'Efes ne avrebbe uno migliore quando Micić è seduto, è una cosa abbastanza clamorosa, mentre migliora quando Claiborne è in campo, quando c'è la coppia è migliore di quando non c'è nessuno dei due, però non neanche di tantissimo. Ecco, anche in questo caso sono statistiche che possono stupire un attimino. Noi all'inizio dell'anno, dopo il mercato che hanno fatto, ci aspettavamo, forse abbiamo avuto anche Matteo Comellini che ce l'ha spiegato nella proposta di Ataman a Polonara per portarlo all'Efes, ci aspettavamo una squadra che corresse tanto, anche perché Polonara e Zizic sono forse i due lunghi più specialisti nel correre. In questo momento vediamo una squadra che viaggia con un pace che è il decimo di Eurolega. Ecco, ci spieghi un po' qual è la tua idea riguardo a quello che sta succedendo e a quello che potrà anche essere l'evoluzione di questo Efes. Parto proprio dalla seconda parte, e cioè perché adesso l'Efes presentata e costruita come una squadra di corsa non corre. Io credo che in questo momento Ataman... e ripeto, ha vinto due Euroleghe, sono suo amico, ha un modo unico di allenare, però Ataman in questo momento penso che porta avanti ogni sua battaglia politica, ok? Cioè cerca qualsiasi occasione per fare politica, tra virgolette ovviamente, e non so quanta attenzione ha verso il campo, adesso può sembrare una battuta, ma conoscendolo non è neanche tanto una battuta. E quindi è un Efes ingiudicabile, un Efes che un po' per presunzione, tanto adesso non conta, aspettiamo dopo, anche non sta costruendo niente, dice tanto poi ho i giocatori e poi i giocatori li metto insieme all'ultimo momento o al momento decisivo. Sul discorso della statistica di Micić negativo, Claiborne e Micić insieme, poco, credo che al di là del fatto che, ripeto, è difficile valutare l'Efes per quello che ho detto prima, più politica che campo in questo momento, però cioè la combinazione dei due giocatori è al di là del net rating, poi mi piacerebbe, sarebbe interessante vedere quanto uses percentage, cioè quanto usa la palla Micić quando è con Claiborne in panchina e viceversa, perché anche quello è una cosa importante. E poi dipende anche chi sono poi gli altri tre o gli altri quattro in ogni momento. Cioè, faccio un esempio, lì non è neanche un modello tecnico, ma
in NBA il fatto di mettere insieme due big, o qualcuno ha tentato anche con tre big, è stato clamorosamente dichiarato fallimentare dal campo, perché poi Clyburn è un eccellente giocatore, potrebbe essere la non perfetta combinazione per Micić e viceversa. Quindi non sono numeri stupefacenti, possono avere un significato assolutamente guardando il campo. Marco, un pensiero sulla strepitosa Segafredo che ha preso Valencia e praticamente non l'ha fatta giocare, 66 a 33 all'intervallo, è partita drammaticamente terminata, lo dico dal punto di vista del telecronista, perché incredibilmente però la cosa che ha lasciato più, vuol dire, almeno a me ha fatto molto impressione, è che hanno trovato cose diverse, cioè un mese fa erano in grande difficoltà, mi sembra di vedere, e ne sono usciti semplicemente cambiando cose. Adesso hanno una serie di giocatori che sono in alcuni momenti incontrollabili. Miki adesso sembra un giocatore dominante. Cordinier è fiorito, perché non è che quando l'hanno preso pensavano di aver preso un giocatore normale. Io ho sempre pensato che Cordinier fosse un giocatore molto forte, ma che andasse, tra virgolette, inquadrato in un sistema ad alto livello. Tutto diretto da Paiola, che ormai anche a livello di Eurolega è un dominatore alla Diamantidis sulla metà campo difensiva. Sì, l'ho detto, perché la tipologia è quella lì. Quindi volevo sapere cosa pensi di questa Virtus velocemente pronta per giocare un'Eurolega, il 4-4 dopo 8 partite. Allora, adesso hai paragonato Paiola a Diamantidis nella metà campo difensiva. No, ma qua io ascolto Area 52 quando per Sky commentavamo anche la Lega 2, c'era il derby di Bologna, Fortitudo Virtus, quindi grandissima attenzione, produzione di quelle importanti. Io facevo il color e paragonai, ok, Paiola dicendo lui come modello è Diamantidis, quindi tu non mi hai ascoltato mentre io ti ascolto, questo non era ma probabilmente ti ho citato senza ricordarlo, perché l'avrò sicuramente sentito. Allora, uno per rispondere alla personalità di Scariolo, cioè Scariolo mette a sedere con doppio NE Bellinelli e Wims, ok, e prepara questa cosa perché sapeva che doveva arrivare significative esclusioni, dicendo la nostra squadra è stata costruita con troppi small e pochi big, con troppi piccoli e pochi lunghi. Perché? Scarlone in questo ha personalità geniale, cioè aveva cominciato e non era un lamento come l'allenatore di calcio che dice che ci manca quello sulla fascia sinistra, mi aspetto dal mercato qualche cosa. No, lui dice se io ho tutti questi, che significa che due in qualsiasi momento che deve essere di crescita, due non li farò giocare, e comincia a dire questo. E poi bisogna avere personalità per lasciare seduto Bellinelli, tra parentesi in scadenza di contratto, e Wims. E questo trasmette già che c'è una guida alla squadra. Ok, non una volta gioca uno, una volta gioca uno. Tutti sanno che c'è una guida, al di là della capacità poi tecnica, però tutti una guida. E poi è impressionante come ieri l'ho vista dal vero, perché hanno giocato a Trento, dove vivo, e mi ha impressionato una cosa, un dettaglio tecnico, come abbiano, quando fanno una penetrazione, qualsiasi tipo di penetrazione, da isolamento, da pick and roll, ok, abbiano un ritardo nel passaggio, il ritardo di 0.2 per poter leggere la difesa, e poi usano tantissimi passaggi skip da un lato all'altro. Questo penso, ma non è, penso sia un dettaglio tecnico, non da allenatore, che tutti possono vedere. Quindi quando un giocatore aspetta la palla e poi la butta skip, e sono preparati, e quello significa, cioè hanno un qualcosa, non giocano bene come gioca con le solite tre cose, no, hanno anche questa identità. Quindi alla fine mi ha impressionato questo, perché se tutti quelli che erano in campo, ne mancavano tre protagonisti di Eurolega per rotazione, per riposo, per qualsiasi cosa, però si vedeva questa cosa, e questo significa capire che se funzionavamo di squadra ognuno ne ha un vantaggio. Bene, la Segafredo che sarà in trasferta nella prima parte della settimana, mercoledì a Loaca, una partita non facile, perché nonostante il record 2-6, Panathinaikos in realtà
all'inizio ha perso un paio di partite un po' da polli e viene da una meno 30 Istanbul che credo quando ritorni lì davanti al gate 13 Panathinaikos giocherà una partita vera e sarà un altro bello stress test per la Virtus che poi riceverà in casa l'Efes invece due giorni dopo, quindi una settimana molto molto interessante in cui ci rilanceremo con Coach Crespi che sarà con me a commentare la partita della Reyer contro gli Jekabpilis, squadra lituana insidiosissima che speriamo venga domata domani al Taliercio, e poi naturalmente ci saranno su Sky tutta la settimana le altre, tutte le coperture delle squadre italiane. Marco, è stato veramente un piacere, grazie mille, ci sentiamo presto, ci vediamo domani sera ovviamente. Ciao Marco. Ciao a tutti, grazie ciao a voi. Ciao ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao.